Buonasera a tutti e benvenuti nuovamente su Toscana TV. Questa sera seguiremo insieme questo cronometro sociale a favore della fondazione Curra to Children, la fondazione che aiuta i bambini malati di malattie croniche e soprattutto della malattia del cancro, una gara organizzata dalla CA Montemurlo insieme ai suoi ormai storici sponsor come la Tecno Giochi di Fabio Magelli e la Oriental Caffè di Sandro e Samuele Bonacchi. Ancora una volta, ancora quest'anno, il Comune a dare il suo supporto, il Comune di Montemurlo a dare la sua mano alla eh, CA Montemurlo per organizzare questa cronometro che ha tutto ma non ha il. Quel pensiero agonistico che si può avere in tutte le altre manifestazioni dell'annata. Una manifestazione che quest'anno, arrivata ormai come si diceva al quarto anno, vede un lotto di partenti che va intorno ai 109 iscritti. Quindi un bel numero, soprattutto perché eh, non andiamo nella parte agonistica, ma solo sulla parte di volontariato e tanti anche i campioni che si sono presentati alla VIA come vari campioni del mondo europei. Italiani. Basta vedere i nomi di Mazzuola che è campione italiano, europeo e mondiale, quello di Fiorenza, poi anche quello di Trinci, quello di Italia, insomma tanti nomi che hanno dato il loro contributo hanno sicuramente fatto capire anche ad altri personaggi che eh, vanno nel mondo degli amatori, che è importante essere presenti a questo tipo di manifestazioni per aiutare chi ha più bisogno. Questa fondazione che vede il suo rappresentante nel mondo che è il dottor Falkner, dottore italiano del Nord Italia, che eh, sta portando il nome di questa associazione, come vi dicevo, a giro per tutto il mondo. Invece il presidente della fondazione Curto Children qua in Italia è Cristina Scianchi insieme al proprio compagno Roberto Valerio che sono presenti quest'oggi alla manifestazione. Non solo amatori hanno preso il via ma anche i ragazzi della Borgo Nuovo Miglior, i giovanissimi della Borgo Nuovo Miglior che da tempo ormai hanno un connubio con la squadra della CIA Montemurlo e sia la CIA che la Borgo Nuovo il prossimo anno porteranno sulla maglia, sulla divisa che poi eh, sfoggeranno alle corse dalla parte del cuore lo stemma della Fondazione Kurtu Children, quindi quale sistema migliore per mettere sulle maglie di questi giovani ragazzi, di questi bambini, un simbolo che mh, va a dare una mano a tanti bambini che poi hanno bisogno nel mondo? Da ricordare anche tutta quella che è stata l'organizzazione di volontariato da parte anche della Protezione Civile di Aliana con il gruppo folcloristico che ha messo in scena una bellissima sfilata per quanto riguarda la storia dei giganti. Poi, la misericordia di Oste, la Croce d'oro di Montemurlo, la Moto Guzzi di Prato. Intanto appunto vediamo i vari nomi nelle varie maglie importanti, tra cui anche quella del campione regionale della categoria Juniores, Marco Disep della Bottegone. Vediamo in questo momento anche Trinci, che eh, già lui, insieme alla pratica, sta affrontando un'opera di volontariato importante con sei bambini nel Burkina Faso. In questo momento i ragazzi invece del calcetto a 5 sponsorizzati sponsorizzati dalla Tecno Giochi che hanno voluto partecipare attivamente alla manifestazione e vi ricordo ancora eh, i, per ringraziare anche il sindaco e l'assessore allo sport, quindi il sindaco Mauro Lorenzini, l'assessore allo sport Gianluca, Giancaterino, anche il, i carabinieri della tenenza di Montemurlo e la eh, polizia municipale. Questi sono tanti nomi che hanno partecipato e dato il loro contributo per riuscire a organizzare questo cronometro di beneficenza a favore della Curto Children. Ma andiamo a sentire sia gli sponsor che altri protagonisti di quest'oggi. Siamo con due dei principali sponsor di questa manifestazione di oggi. Siamo con i ragazzi, i fratelli Bonacchi della Oriental Caffè. Quindi una figura importante della Scia Montemur, una figura importante, soprattutto di questa manifestazione che ormai è quattro anni che va avanti. Siamo con Samuele e Sandro. Iniziamo da Samuele. Samuele, allora, una manifestazione già al quarto anno, quindi un connubio abbastanza importante che sta andando avanti da tanto. L'Oriental Caffè all'interno di, di questa manifestazione parte attiva come anche l'altro sponsor che è la Tecno Giochi. Certo, certo. Intanto ringrazio tutti a partire da Mauro che è sempre super impegnato in queste attività della Cia Montemurlo. E, e ringrazio fortemente il comune che ci sta sostenendo sempre più, infatti questa manifestazione che è nata quattro anni fa, come hai detto te, è nata nella zona industriale, nessuno la, la conosceva proprio perché è nata cioè, così per scherzo, per un gioco e quest'anno effettivamente sta risultando una, una bella manifestazione, sempre in crescita perché siamo nel centro del Montemurlo e, e, e questo dice tutto. E, niente, ringrazio tutti e sono contento anche perché vedo che la, il, nostro, il nostro appoggio che diamo alla Crypto Children che è questa associazione che manda sostegno a bambini in tutto il mondo che hanno malattie croniche e quant'altro c'è, sta, sta andando sempre più avanti. E questo ci fa piacere, ci fa piacere tantissimo. Niente, dico mi dispiace, quest'anno non posso correre, perché è tre anni che corro anch'io. Quest'anno sono a piedi perché ho un infortunio al ginocchio. Un menisco che mi si è rotto proprio quest'estate. E niente, vediamo il prossimo anno di, di ritornare in bicicletta un'altra volta. Grazie di nuovo. E allora ti auguro di tornare il prossimo anno come corridore, come è successo per le, per le scorse edizioni. Passiamo allora a ah, tuo fratello Sandro eh, che è l'altro esponente dell'Oriental Caffè. Eh, Sandro, diceva eh, prima tuo fratello, prima questa manifestazione si svolgeva nella zona industriale, quindi poco conosciuta e sicuramente uno scenario un pochino più eh, ostico rispetto al centro di Montemuro dove si sta svolgendo quest'anno. Da parte vostra vi abbiamo visto molto partecipi. A me piace sempre rinominarvi perché aver visto anche la vostra partecipazione attiva alla, alla festa quando c'è stata la prova dei giovanissimi del Ciro Ross è parte importante. Quest'anno e soprattutto a questa manifestazione, ancora di più. Sì, ci tengo a sottolineare che effettivamente ogni manifestazione che realizza la Ciamonte Murlo è sempre una manifestazione che sta di grande successo ed ognuna di queste manifestazioni, a partire da quelle dai bimbi fino ad oggi a questa crono, si sta ogni anno fortificando e diventando manifestazioni eh, che sono qualcosa di più che una corsa. È un, uno smobilitare l'intero paese, un coinvolgere dal, dalle persone, dai corridori, dai familiari, eh, gli sponsor, noi come parte attiva della società ormai... Non mi ritengo non solo uno sponsor, ma quasi un membro di questa famiglia. Siamo sempre orgogliosi ovviamente di essere presenti e chiaramente più, più visibilità abbiamo, questo è anche uno scopo non negarlo, di quello del de fare sponsor, ma oramai diventa proprio un orgoglio personale perché un successo della Sciam Montemurlo oramai è un successo anche per l'Oriente Caffè come sicuramente per il nostro collega della Tecnogiochi. Voglio solo sottolineare che l'aspetto più importante che veramente mi salta agli occhi della Cia Montemurlo è che come la Curto Children sta diventando un'associazione importante a livello mondiale cambia le sorti dei territori delle, eh, e proprio anche degli stati grazie all'impegno e contributi che dà ecco la Cia Montemurlo nel suo piccolo riesce veramente e sta cambiando veramente le sorti del territorio di Montemurlo sta facendo sì che Montemurlo sia diventando uno dei centri anche conosciuti e più sensibili al sociale che io personalmente abbiamo conosciuto e noi pertanto essere, essere parte integrante e anche attiva ci rende veramente veramente contenti ed orgogliosi, grazie. Non so se ti vedremo in bicicletta anche a te come tuo fratello Novello, non lo so spero di sì comunque perché tanto anche oggi erano due chilometri però è eh, una cosa che dicevi importante lasciamo a Montemurlo eh, dà tanta mano Diciamo che pubblicizza questa fondazione, abbiamo parlato prima con gli ideatori che sono due dei ragazzi che hanno detto che nella società dove erano prima non era possibile perché pensavano più all'agonismo però in una società come la Cia Montemurlo che è nell'ambito amatori una manifestazione del genere a scopo benefico gli dà tanto onore. Sicuramente, tant'è vero che la Curto Children non solo sarà sempre più presente a livello di, eh, di visibilità sulla, su quello che è la Monte Montemurlo e ci auguriamo appunto che si coroni anche l'idea di mettere il logo sulle maglie ma ha eh, fatto sì la Monte Montemurlo che anche la Curto Shield diventi partner anche dell'Oriente al del Caffè stessa a prescindere dalla Chiam Montemurlo e sarà nostra premura veramente consolidare questa sorta di impegno verso, verso questa fondazione importantissima a livello mondiale. Abbiamo parlato con i ragazzi dell'Oriental Caffè, abbiamo un altro sponsor storico della Ciao Monte Mulo, Fabio Magelli con la sua Tecno giochi. Abbiamo visto intanto i tuoi ragazzi partire prima i ragazzi del de calcio a 5 con la macchina l'hanno denominata dei Flintstone. Però, insomma, eh, portare anche dei ragazzi del calcio a una manifestazione del genere di ciclismo sono due sport completamente diversi. Insomma, sta a significare che anche da parte tua. Si crede molto in questa, in questa fondazione, in questa manifestazione? Sì, sì, questa appunto, una manifestazione è stata un evento bellissimo perché ha coinvolto un po' tutti quanti, appunto, la squadra di calcetto, la squadra corse e appunto, una soddisfazione grande perché appunto, collaborare con la Cia Montemurlo mh, c'è proprio una grande soddisfazione di tutti i risultati poi che ha avuto e poi appunto questa, questa eh, corsa, questo cronometro fatta con la Curto Children, proprio un, una crescita esagerata, una crescita che insomma da lavorare anche per il sociale, fare qualcosa per gli altri, è una bella soddisfazione anche per un piccolo sponsor come sono anche io. Ecco, sicuramente tanta soddisfazione perché comunque dall'ustro anche alla Tecnogiochi, dall'ustro un po' tutto il movimento. Mm, anche per te penso sia i quattro anni che fanno questa, questa manifestazione, quattro anni che abbiamo la tua presenza. Sappiamo che non ami tanto stare sul palco, stare al microfono, ma insomma poterti fare... Due domande, sapere quello che pensi anche di questa fondazione secondo me è un qualcosa di importante. Certo, certo, no? questa fondazione aiuta tanti bambini e io mh, consiglierei tutti il 5 per mirle di darlo a questa fondazione perché è una fondazione che si impegna e se lo merita veramente. Ecco perché sappiamo che insomma le malattie croniche sono difficili. Eh, per un bambino ancora di più, soprattutto anche per la famiglia che poi deve affrontare tale peso. E sicuramente una cosa mi dicevi te, poter donare questi contributi a questa associazione è sicuramente un bel dono e sicuramente tanta gente lo farà, oggi tante persone al via, 106 partenti ma soprattutto tanta gente che si trova al di là delle transenne. Certo, certo, tante persone sono venute, sono accorse appunto a vedere questa manifestazione. E, insomma, una bella soddisfazione per una piccola azienda come la mia. Siamo con l'assessore allo sport del comune di Montemurlo, Gianluca Giancaterino. Gianluca, eh, ti abbiamo visto partecipare già questa mattina qui sul palco. Eh, sentivo che comunque anche da parte tua c'era un pensiero positivo per questa manifestazione, perché comunque è difficile trovare una società che organizza tale manifestazione a scopo benefico e sicuramente. Quello che sta facendo la scia a Montemurlo è un traguardo importante. Sì, sicuramente, una manifestazione che invade il nostro centro cittadino di 106 atleti fra i migliori eh, di, atleti regionali, italiani e anche europei che si battono e si mettono in gioco per solidarietà, per un'associazione eh, come questa che è la q Shield che veramente eh, fa tanto per il territorio sia italiano che estero quindi veramente un aiuto ai bambini di tutto il mondo, una manifestazione eh, che veramente fa della solidarietà il perno fondamentale, ma è anche lo sport che vince quest'oggi, soprattutto lo sport, lo sport che riempie il nostro centro cittadino che eh, rende questa manifestazione tutti gli anni che siamo alla quarta edizione sempre più bella, sempre più partecipata e quindi veramente il nostro comune non può altro che aderire e collaborare a una manifestazione del genere insieme a una società come la Cia a Montemurlo. Ecco, l'anno scorso si praticava questo cronometro nella zona industriale. Quest'anno abbiamo fatto un bel salto avanti, siamo nel centro cittadino quindi è più difficile da contenere perché sappiamo il traffico e tutto quanto, da parte vostra quindi c'è stato un notevole sforzo, da parte del comune c'è stato uno sforzo come viene fatto tutti gli anni, ma quest'anno con l'organizzazione del centro cittadino vi ha valorizzati ancora di più. Sì, è uno sforzo che comunque noi facciamo con piacere perché per ospitare una manifestazione del genere non si può altro che fare con piacere uno sforzo perché comunque è una manifestazione dedicata alla solidarietà, una manifestazione che porta allo sport, come ho detto nel nostro centro cittadino, è importante valorizzarlo perché la zona industriale non valorizzava, non dava palcoscenico immediato a una manifestazione del genere, invece qui vediamo tanti atleti eh, di tante veramente... Eh, discipline diverse di questo sport bellissimo che è il ciclismo gareggiare eh, in una cronometro che è sempre eh, più bella e sempre più diciamo dà sempre più possibilità di, di migliorare anno per anno. Quindi un ringraziamento alla CEA Montemurlo, ma un ringraziamento particolare a tutti i volontari che sulle nostre strade hanno diretto il traffico per, una, per rendere questa manifestazione possibile. Grazie a tutti. Ecco, ora abbiamo avuto un attimo un problema tecnico alle tue spalle, ma va bene così, è anche questo il bello della manifestazione dicevo, eh, abbiamo, ringraziavi te giustamente la protezione civile di Aliana la Moto Guzzi di Prato perché comunque eh, non essendo una gara agonistica è anche difficile trovare del personale che comunque si adoperi per una manifestazione del genere eh, abbiamo visto anche da parte della protezione civile una sfilata per quanto riguardava eh, il gruppo folcloristico che andava a parlare dei giganti quindi, insomma, oltre che a una manifestazione, anche dello spettacolo da parte di altri enti. Sì, eh, la CIA, come ci ha insegnato già in altre manifestazioni, riesce a dare un connubio molto forte alle sue manifestazioni sportive, portando anche lo spettacolo nel, nelle nostre strade spettacolo che per questa volta si è affidato alla protezione civile italiana e direi che è fondamentale comunque riconoscere uno spazio sul palco e uno spazio di visibilità a tutte queste associazioni di volontariato che fanno tanto per queste manifestazioni di ciclismo in questo momento anche di crisi. Eh, crisi diciamo, generalizzata per il mondo delle istituzioni e per il mondo diciamo, anche economico e quindi c'è veramente bisogno di queste associazioni di volontariato che danno la propria disponibilità massima per manifestazioni del genere e quindi si può andare avanti con questo tipo di manifestazioni e, um, e veramente portare avanti lo sport nel migliore dei modi. Da parte vostra quindi suppongo, visto che è quattro anni che c'è in atto questo cronometro, quattro anni che siete presenti, il prossimo anno non dico è d'obbligo, ma un bel, un bel lavoro sarà fatto sicuramente anche da parte vostra per quanto riguarderà l'edizione successiva. Certo, sfrutto questo palco per dire a Mauro Nesi un grazie per tutta la manifestazione, un grazie a tutta la C.A., come ho già detto, un grazie a tutti i volontari e veramente sprono Mauro eh, per il prossimo anno a inventarsi anche qualcosa di nuovo perché questa manifestazione cresce tutti gli anni: è veramente sempre più bella tutti gli anni. E la solidarietà è importante: dare spazio alla solidarietà in questo modo. È veramente un modo per raccogliere dei fondi per, eh, da destinare ai bambini di tutto il mondo. Grazie. E siamo con l'associazione che ha dato quella grinta, il via la a Monte per organizzare tutto questo. Siamo con Roberto Valerio, compagno della presidente, comunque parte attiva, molto attiva di questa associazione. Roberto, senti, eh, quarto anno di questa cronometro. L'idea è venuta da due atleti della Monte di organizzare questa manifestazione, già che una società ciclistica, quindi una società sportiva organizzi questo, è un bel traguardo. Sicuramente, quattro anni della CA Montemurlo, quattro anni di Chiurto Cedre, perché siamo nati insieme sostanzialmente, questa Crono è nata insieme alla fondazione. Ed è nata quando al progetto Churtuchedre forse era anche difficile credere. Ecco perché credo che alla Cia Monteburlo si debba davvero molto, che ci ha permesso di farci conoscere, di farci incontrare anche con altre persone, altre aziende che in qualche maniera ci hanno aiutato e a fare questo percorso che ha cambiato la storia di alcuni paesi per quanto riguarda l'oncologia pediatrica. Ecco, dicevi un percorso difficile, un inizio tra virgolette un po' traumatico perché non si, come tutte le associazioni non si sa se vanno avanti o no, ma insomma con l'appoggio della Montemurlo poi sappiamo anche che avete come... Eh, diciamo, persona raffigurante della Curto Children, un personaggio come Leonardo Pieraccioni, quindi, insomma, un personaggio importante e forte che porta il vostro marchio a giro, possiamo dire per l'Italia se non per il mondo. Certo, Leonardo Pieraccioni è stato con noi fin dall'inizio, fin dalla, dalla fondazione della Curto Children. E Leonardo conosceva uno dei nostri bambini, Matteo, che era un suo fan. E da lì si è legato a noi fin dall'inizio. Anche lui, come tutti noi, eravamo un po' preoccupati all'inizio perché il progetto Cure to Children, è giusto precisarlo, è un progetto unico al mondo. Non esiste un'altra organizzazione che aveva questo progetto folle di andare a curare i bambini malati di cancro in realtà poveri o comunque in via di sviluppo. Ecco, si diceva appunto un um, percorso difficile perché si va a toccare un tasto abbastanza dolente che è quello dei bambini appunto malati di malattie croniche come può essere il cancro. Una iniziativa sicuramente la vostra che è iniziata nell'incertezza ma che adesso trova delle fondamenta importanti e solide e quindi suppongo esiste... Si vede anche da queste manifestazioni che state andando avanti sempre con delle migliorie e non con, delle, con dei deficit. No, in questi anni abbiamo dimostrato di essere in grado di fare e questo chiaramente ora ci permette di presentarci in maniera sicuramente diversa di come ci presentavamo quattro anni fa. Lo stesso nostro Deplian ormai non ha più spazio per inserire progetti che via via vengono... Accolti e approvati, ormai riceviamo richieste un po' da tutto il mondo, il nostro coordinatore scientifico, il dottor Faulkner, sostanzialmente non è mai in Italia, è sempre fuori all'estero, ormai ha preso proprio l'abitudine di, di, di spostarsi direttamente da un paese povero all'altro senza tornare mai in Italia. Questo anche per risparmiare risorse, questo per farvi capire il concetto di Kirk to quello che è stato, con una crono per quanto eh, può sembrare una cifra modesta quella che raccoglieremo. In realtà rapportata in queste realtà può produrre... Davvero molto per questi bambini. Una cifra modesta, comunque sono 106 atleti. Eh, oltre alle persone sulla bicicletta, ci sono anche tante persone al di là delle transene che hanno dato comunque il loro contributo. Quindi, non sono più quei 106 atleti, ma sono il totale complessivo e sicuramente. Anche se è piccola, anche se uno può pensare a una cifra irrisoria, ma una cifra grande per questi bambini che hanno veramente bisogno. Ma questa è chiurto scendere. Con risorse relativamente modeste siamo riusciti a cambiare la storia di interi paesi. Questo che è difficile da far capire, da far passare. Eh, risorse che eh, qui possono sembrare ininfluenti per questa realtà così terribile come il cancro, in queste realtà invece mette in moto dei meccanismi che permette di curare e, e far accedere alle cure molti bambini che sarebbero destinati purtroppo a a una morte piuttosto atroce, ecco. ecco ma ora avendo parlato un po' di quella che è la situazione Kultushiden, ma il rapporto reale con la Scia Montemuro, quindi col presidente Mauronesi, è nato, ha detto quattro anni fa, ma per quale motivo? Beh, lui aveva il desiderio di fare qualcosa di importante. Noi eravamo appena nati anche se venivamo da un'esperienza molto consolidata con altre organizzazioni presenti nel territorio e anche di organizzazioni di carattere nazionale e internazionale. Pertanto non siamo così giovani come facciamo credere. La Curto Children è giovanissima sicuramente, e ha fatto cose importanti. Noi veniamo da tante altre esperienze con altre organizzazioni e lui aveva pensato a noi in maniera da indicargli magari un progetto dove lui avrebbe potuto indirizzare queste risorse, queste donazioni che raccoglie con queste iniziative. E invece da, di fatto non gli abbiamo solo presentato un progetto, l'abbiamo fatto diventare uno dei sostenitori numero uno della Fondazione Chiurtochita. Ecco, anche oggi tutte queste persone che hanno partecipato di fatto sono sostenitori di Curto Scienze come lo sono io. È una fondazione aperta, qui non ci sono tessere, non ci sono presidenti pagati, siamo tutti dei volontari, questo è importante farlo capire. È molto importante da far capire, ma al di là dell'ambito ciclistico in quale ci troviamo oggi, eh, avete anche altri tipi di manifestazioni nel quale apparite oppure vi legate solo e esclusivamente alla Scia a Montemurlo? No, no, siamo legati a, a tante altre iniziative e di carattere anche sportivo e sono preziose queste iniziative, al di là di come parlavamo prima, delle risorse che poi vengono raccolte e il, l, ci permettono molto di farci conoscere. Noi abbiamo un problema molto importante che in qualche maniera ora dobbiamo cercare di superare, infatti ne abbiamo parlato anche con Leonardo Pieraccioni che in qualche modo vedremo di arrivare alla televisione in maniera importante. Noi siamo sostanzialmente in Italia degli illustri sconosciuti, mentre siamo molto famosi all'estero. Abbiamo circa mille ingressi nel nostro sito inglese e purtroppo siamo ancora un po' bassi nel sito italiano. Ecco perché queste iniziative non solo ci permettono di raccogliere fondi, ma soprattutto ci permettono di farci conoscere. Anche perché non abbiamo mai investito risorse in pubblicità, come altre grandi organizzazioni invece investono in maniera importante. Ecco, quindi sarebbe sicuramente un dispendio di energie e denaro e di risorse che comunque potrebbero servire a questi bambini. Rimanendo nel nostro ambito quello di quest'anno, sicuramente allora il connubio continuerà e l'appuntamento sarà l'anno prossimo. Sì, sicuramente il connubio rimane. Io voglio convincere Mauro a venire con me e con i medici in uno di questi paesi, ne sceglieremo uno magari più abbordabile, dove magari gli ruberò solo un paio di giorni. Però voglio anche portarlo nelle realtà dove siamo e dove stiamo operando e fargli toccare con mano quello che con poco siamo riusciti a fare. E dopo le parole di Roberto Valerio, il rappresentante della Curto Children, nonché marito di Cristina Cianchi, la presidente, spieghiamo un po' come è nata eh, la storia della cronometro organizzata dalla CA Montemurlo. Tutto nasce. Quattro anni fa, da un'idea di Tazzioli, Claudio e Bertocci Sergio, che avevano proposto questa cronometro nella società dove correvano, ma non era stata accettata. Quindi, passando nelle fila della Scia Montemurlo e parlando di questa cosa con il presidente Mauronesi, è stata subito accettata, è stata subito presa in casa eh, l'idea di dare una mano a questa fondazione che aiuta questi bambini malati di cancro. Ne hanno iniziato subito eh, a svolgere già da quattro anni fa. Queste cronometro a fine benefico si svolgevano fino all'anno scorso nella zona industriale di Montemurlo, quest'anno invece un ringraziamento speciale va all'Ufficio Sport perché hanno fatto in modo che il percorso si potesse svolgere nell'area nell cittadina, quindi sicuramente ancora un'importanza in più e un ringraziamento ancora per il sindaco Mauro Lorenzini e l'assessore allo sport Gianluca. Gian Caterino, siamo ancora con delle immagini per quanto riguarda la cronometro, ma fermiamoci un attimo per un breve stacco pubblicitario e per poi continuare con tutti i ringraziamenti. Bentornati con le immagini di questa cronometro a scopo benefico organizzata, vi ricordo, dalla CA Montemurlo insieme agli sponsor della Tecno Giochi di Fabio Magelli e dell'Oriental Café di Sandro e Samuele Bonacchi. Vi ricordo cronometro di volontariato per la... Eh, fondazione Kurtus Children, la fondazione del presidente Cristina Scianchi e Roberto Valerio e che hanno come rappresentante del mondo il dottor Falkner, per il momento un eh, lotto di partenti vi dicevo di 109 iscritti e eh, gli incassi possiamo dire che poi andranno alla fondazione si aggirano intorno ai 2000 euro quindi sicuramente ha eh, avuto molto successo da parte di tutti tutti gli atleti, soprattutto anche i campioni, che hanno portato tanti altri corridori. In questo momento vediamo infatti il campione italiano, europeo e mondiale eh, Giacomo Mazzuola che sta affrontando eh, la cronometro. Ma eh, continuiamo con i ringraziamenti, come vi dicevo, quindi ringraziamo. Anche la Moto Guzzi di Prato che ha dato il suo servizio con le staffette. Poi i cronometristi della federazione come Patrizio Tassi, Paolo Vannucci e Giovanni Bertelli. Insieme a loro a dargli una mano anche il segretario della Wisp di Prato, eh, Righini Renzo, che eh, appunto ha dato un aiuto ai cronometristi. Un appunto importante è che anche gli sponsor volevano partecipare attivamente. Come Samuele Bonachi dell'Oriental Café, ma che non è riuscito a partire a causa dell'inaugurazione del nuovo locale nella località di Olmi. Oltre al dottor Falkner, anche un altro personaggio che sicuramente ha una visibilità mondiale, un artista come Leonardo Pieraccioni, unico testimonial della cure to children questa fondazione, vi ricordo, aiuta bambini malati di cancro e vi ricordo che l'incasso verrà devoluto il 27 novembre nel corso del pranzo ai due marmocchi qui a Montemurlo per la festa di fine stagione della CA Montemurlo, ma continuiamo con le interviste agli sponsor e ad altre persone importanti presenti quest'oggi. Siamo con il vicepresidente della CA Montemurlo Bartolomei Gianfranco. Gianfranco un lotto di partenti sicuramente interessante, 106 iscritti, vuol dire che comunque alla quarta edizione di questo cronometro un, uh, ha avuto un buon riscontro da parte di tutti, abbiamo visto anche tante maglie importanti dal regionale all'italiano all'europeo al mondiale. Ci fa molto piacere aver ospitato oggi eh, personaggi di questo livello, soprattutto perché con questa presenza hanno fatto capire che oggi non si gareggiava per vincere ma si gareggiava per essere qui in questa bella giornata, il tempo ci ha voluto bene e io ringrazio sicuramente chi ha dato mano a fare in modo che questa cosa fosse possibile dagli sponsor, alla protezione civile, motociclette, di tutto e di più un ringraziamento particolare a tutti i presenti e vorrei fare un invito per l'anno prossimo se vi piace quello che state guardando ora questa giornata di festa e di solidarietà, un altro anno, siete già da ora invitati tutti. Grazie e buon divertimento. Siamo con eh, colui che per ora al primato, Andrea Nesti, campione regionale, eravamo partiti prima sul palco che dicevi devo battere Fiorenza, ma ho la maglia meno importante, però insomma la maglia meno importante sei in testa. Sì, dai, poi quando c'è l'agonismo, la competizione, ci si trasforma anche noi, anche noi. E quindi niente, per ora è andato bene, è andato bene. Per divertimento mi è andata bene. Ecco, per divertimento è un cronometro un po' particolare, si parte per beneficenza per aiutare questa fondazione e si diceva anche prima le maglie hanno una certa importanza soprattutto sono di stimolo, da stimolo per altri corridori che possono venire a correre insomma, se poi in testa c'è anche la maglia di un campione toscano fa anche un po' la sua figura per quanto riguarda questa fondazione il tuo pensiero su il volontariato qual è? Guarda, questa è una cosa bellissima fatta bene a Montemurlo poi sono bravissimi per queste cose c'è da fare da dare un merito a Mauro che si presta tantissimo e tutti gli anni penso sia sempre migliore questa manifestazione vedi quest'anno con tanti partecipanti tante persone sperando che il futuro sia sempre così il prossimo anno allora ti ritroveremo a un'altra altro cronometro organizzato a Montemurlo certo sicuramente poi quando è per beneficenza si viene anche più volentieri invece siamo con colui che per ora ha il secondo miglior tempo di questa giornata francesco eri scusa il terzo miglior tempo di questa giornata francesco eri quello che tutti volevano battere perché la maglia comunque del campione del mondo ha una certa importanza però insomma oggi siamo qui per altro non per l'agonismo ma per eh, aiutare questi bambini ma di certo diciamo l'obiettivo di vincere io penso tutti partono sempre per vincere però oggi diciamo non era una corsa Vera e propria, meno impegno. Chi ci ha messo più impegno, chi ci aveva paura di poter cascare, di saltare. L'ultima corsa, c'è cioè l'ultima prova domenica di campionato italiano. Medio fondo, sono primi in classifica come primo Giulio Bottari. Diciamo Abbiamo avuto anche un occhio di riguardo, un attimino di stare attenti a non cascare. però oggi è una corsa un po' in beneficenza. Diciamo, dai, siamo qui presenti per far bene a questa bene, alla beneficenza. E se c'è un'altra corsa. Se ne dovrebbero fare più di una all'anno? Di queste corse, qui che fanno bene a tutti i ragazzi poveri? Ecco, il fatto è che comunque. È difficile trovare una, una società che organizzi una cosa del genere. Poi sappiamo che comunque il prossimo anno per te c'è una grande novità, un grande salto. Non sarai più nel mondo amatori, ma sarai in quello professionisti con fanini. Eh, L'unica cosa che ci farebbe piacere è magari la tua presenza il prossimo anno a questo cronometro. Ma eh, ci sono un, dei discorsi in giro, diciamo. Io l'anno prossimo parto sempre negli amatori e poi vediamo un po' a fine anno. Manuel Fanini, che mi aveva accennato questo passaggio, vediamo un po' come va l'annata. Bisogna guardare un po' tutto e poi vediamo nel mondo dei professionisti. Allora, comunque, sia appuntamento all'anno prossimo. Di certo, sicuro. Abbiamo sentito il primo, abbiamo sentito il terzo tempo, siamo anche con il secondo tempo, Trinci vincitore della prova di Coppa del Mondo in Austria, insomma, una coppa importante, perché comunque come abbiamo il campione del mondo qua a Pontedera, l'abbiamo avuto anche in Austria. Insomma, Tinici sappiamo che per te qui essendoci un'associazione un di questo tipo come la Curto Usheden che aiuta bambini sappiamo che un personaggio come te non fa altro che piacere, quindi la tua presenza qua è molto più che giustificata. No, sono molto sensibile, diciamo, a questo tipo di manifestazione, quindi quando Mauro Nesi mi ha invitato, io sono stato molto felice di accettare, sono venuto qui stamattina molto volentieri, anche se c'erano altre manifestazioni, ma ho preferito partecipare a questa perché mi tocca dal vivo, sono uno che tiene molto alla beneficenza, soprattutto quando riguarda bambini. Ecco sappiamo se posso rivelare un po' le tue, le tue attitudini nel mondo del volontariato, so che hai un impegno forte con eh, dei bambini se non sbaglio del Burkina Faso. Sì, noi diciamo che la società per cui io lavoro e comunque che è lo sponsor nostro, che è la pratica, è molto sensibile anche a questo tipo di... Di beneficenza e abbiamo sei bambini eh, de, in adozione, e quindi anche per questo mi fa piacere essere qui, anche a nome della pratica. Ecco, comunque, il prossimo anno che ci sia o no questa maglia, sarai presente a, anche alla prossima edizione? No, quello senz'altro, sicuramente la maglia è qualcosa che diciamo per soddisfazione personale perché poi alla fine si sa che diciamo, il nostro è ciclismo amatoriale quindi le maglie contano fino a un certo punto è solo per una soddisfazione diciamo, personale non è niente di più ecco, diciamo. non è che mi monto la testa per il campionato del mondo che sì ti ho detto è una bella cosa una bella manifestazione mi ha fatto piacere già esserci poi vincere è una cosa che comunque quando vai lì tutti hanno l'obiettivo di, di riportare a casa la maglia quest'anno diciamo la fortuna ha baciato me e quindi sono contento e siamo a conclusione di questa cronometro organizzata dalla cia montemurlo insieme a l'oriental caffè e alla Tecno giochi e anche all'aiuto del comune di montemurlo siamo con il presidente della cia montemurlo mauronesi che poi ha partecipato anche in maniera attiva alla cronometro facendo segnare il miglior tempo <ride> Di fondo però, partendo di fondo. Sì, no, devo dire che per me è riuscitissima. Eh, vedere davvero tanta gente come quest'anno è stata una bella cosa davvero. Eh, io devo soltanto ringraziare eh, quelli che sono i campioni del de, 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 de gruppo ciclamatoriale, praticamente, di tutte le categorie, di tutti quelli che sono venuti qua di tutti quelli che sono venuti qua praticamente a darci una mano. La presenza loro sicuramente ha influito tanto su quello che è stato diciamo, il risultato finale e quindi devo dire che l'idea eh, diciamo che è stata poi tirata fuori da Rino Biagini, quello di andare proprio a scarsare proprio all'interno delle società quelle toste, diciamo, dei ciclamatori, eh, è stato proprio... La, la, la cosa azzeccata al 100% quindi di primo archito mi viene di ringraziare sicuramente tutte queste, queste persone le società la pratica di Trinci eh, la Baldo Stefan che loro avendo avuto la, la gara in concomitanza con noi però si sono eh, diciamo riuniti in una riunione loro sociale hanno fatto una raccolta dandoci anticipatamente diciamo una bella, una bella somma non indifferente che alla fondazione sicuramente non scomoda e noi queste cose qua si, si porteranno e si darà tutto il ricavato di oggi non so quanto siamo andati a, a ricavare verrà dato il 27 di novembre durante il nostro pranzo che ci sarà appunto presente anche il professore Lorenz Falkner a ritirare appunto l'assegno ipotetico di quello che sarà l'incasso quindi un grazie mille a queste società, all'Aliana Ciclismo, alla Pratica, alla Baldo Stefan, non so quanti sono venuti, quindi un grazie generale davvero da parte mia a tutte queste persone e un grazie a, a tutti i miei collaboratori a partire da tutto il consiglio, da chi sta lavorando dietro il banco stamani e da tutti i tesserati nostri che stamani è stato proprio... Una massa a organizzare e a impancare tutto questo, ecco, grazie mille davvero. Ecco, era la quarta: è la quarta cronometro che viene organizzata da voi, tre anni svolti nella zona industriale, il primo anno che viene praticata nel percorso cittadino di montemurlo quindi già qui una miglioria. Poi dicevi prima il numero dei partenti. Mi era venuto all'orecchio erano sui 106 partenti, quindi comunque un numero importante e sicuramente anche coloro che hanno dato il loro contributo non solo di quei 106 ma anche di tante persone che erano al di fuori a vedere. No, sì, appunto perché eh, si è avuto fino ad ora... si poteva fare anche l'anno scorso questa quest esperienza diciamo di quest'anno, però eh, non si aveva una risposta praticamente al, di risonanza per quello che poteva essere il risultato. Quindi, Impegnare il comune di Montemurlo a avere un centro così ristretto proprio a noi della società ci sembrava un po', un po stonata, quindi all'ultimo io decisi poi, visto che ho considerato che le prime due erano andate bene lì, fare una cosa tranquilla per poi seminare, per cercare di approfittare più, di, di, di lavorare più su questa in sostanza. Vedo che il risultato sia stato dimostrato. Dal terzo anno a questa qui c'è stato un, un ulteriore rafforzamento perché ci sta appunto Marcello della Borgo Novo che si è fatto già un'organizzazione per, per la corsa dei bambini e dei giovanissimi, un, il meeting che poi preferisco più che parli lui perché stamani è stato impegnato su due fronti, lui, io no, ovvio non potevo andare, mi sarebbe piaciuto perché c'era la premiazione appunto di Franco Vallerini e per me Franco è... Era una persona eccezionale, avevo un, un buon rapporto, quindi rafforzando tutto questo eh, viene fuori una manifestazione del genere. Spero, come ho detto prima pubblicamente, che la giunta comunale si, si adegui ai passi di quello che ci serve a noi e io spero che un altro anno si abbia, perché no, un circuito totalmente chiuso per fare una manifestazione così importante anche per loro. Perché... È importante anche per loro sicuramente. Infatti abbiamo parlato anche in un'occasione precedente, sia con il sindaco sia con l'assessore allo sport e tutti e due hanno riconosciuto il loro supporto dato in questi anni e non dico che l'hanno detto, ma si sentiva che nelle loro parole c'era la volontà di affiancarsi al vostro progetto anche il prossimo anno, ma soprattutto oltre a loro. Da dire che comunque, nonostante le tante concomitanze con la gara della Baldo Stefan che si svolgeva nello stesso giorno, c'erano tante maglie di campioni italiani, europei, mondiali, regionali, che hanno dato un gran lustro e sicuramente sono quelli, non dico l'arma, ma comunque sono quelle le persone che riescono a trascinare anche altri corridori verso queste manifestazioni. Ma sì, io devo dare atto a questi ragazzi perché hanno dimostrato, eh, non so come dire, d'avere dentro il valore che ha la maglia che indossano, praticamente essere campioni dentro, hanno dimostrato questo secondo me. E quindi un grazie a Fiorenza, un grazie a Talia, un grazie a Trinci, un grazie a tutti. Non voglio rammentare qualcuno per paura di dimenticare gli altri, ma proprio un grazie a tutti perché... Con questo hanno proprio fatto vedere eh, l'umiltà che c'è, la voglia che c'è. Secondo me, loro devono essere il diciamo, filo conduttore di quelli che potrebbero essere il prossimo anno eh, a venire e seguire. Perché ci sono delle realtà che purtroppo esistono. Vedere dei bambini, l'ho detto, noi siamo stati invitati, io personalmente sono stato invitato da Roberto Valerio. Dal dottore, dal professore, da eh, Lawrence Falkner per, per andare a vedere in Kosovo quello che stanno facendo. Da parte nostra dovrebbe essere sicuramente un biglietto da visita, un, un dimostrare, un far vedere il lavoro che sta facendo la Crypto Children. E io sono convinto che si tornerà un po' tristi da, da un viaggio del genere perché sicuramente con Rino se ne è già parlato. Molto probabilmente si farà un viaggio insieme a loro, non si sa quando, però si sta pensando per farlo e portare una documentazione fotografica da una persona che oramai Rino Biagini è, è, un, nostro, è un logo importante dentro la società, dentro la CIA Montemurlo conosciutissimo da tutti, sicuramente lui porterà una documentazione che per, da, da conto nostro non ha precedenti ecco, questo, questo credo sia molto importante per noi Ecco sarà un uh, viaggio triste ma sicuramente ricco perché vi riporterà indietro con uh, ancora più voglia di organizzare queste manifestazioni per la Curto Children che comunque parlando anche con Roberto ci ha detto che ha come testimonial un personaggio come Pieraccioni e quindi insomma anche a livello, a livello non solo italiano ma mondiale ha una, una grande rilevanza che tra l'altro contiamo un giorno o l'altro perché è stato contattato anche per quest'anno però è, praticamente si va a fare la cronometro quando lui è sempre impegnatissimo super impegnato per, per fare i film di, di, di Natale allora, in sostanza e, e, per fare il viaggio non è, che sia, non è che si debba prendere un viaggio per andare a fare un viaggio a Kosovo per fare un viaggio triste e vedere quello che potrebbe essere la tristezza dei bambini malati, ma dovrebbe essere, dovrebbe essere un viaggio per tornare felici, per vedere quello che fanno loro, perché io ho saputo da Valerio eh, da poco tempo che la fotografia che c'è di quella bambina su quel manifesto che noi si ha e si è fatto appunto anche le, le pergamene per poter dare un riconoscimento a questi, a questi ragazzi. È la prima bambina che loro hanno salvato la vita. Quella bambina lì sarebbe stata morta se non ci fosse stata la Heart to Children. Quindi partiamo con l'idea di vedere una cosa triste, ma cerchiamo di tornare, speriamo di tornare un po' felici perché ci sono persone che curano questi, questi bambini e persone come c'è dentro la Heart to Children che si stanno impegnando per fare questi sforzi e hanno questi sforzi, hanno bisogno di fondi che purtroppo. Di più noi, tanto di più non si può fare, si raccoglierà sempre poco per quello che avrebbero bisogno in sostanza. Ecco io ti ringrazio Mauro, si parlava di bambini che vengono salvati e per passare proprio a un discorso di bambini mi viene da, da chiamare in causa Marcello Nannini che è il presidente del Borgo Nuovo Miglior. Da una, parte, da una parte si salva bambini dal cancro, dalla tua... La situazione è un po' diversa, ma si salva bambini che comunque vogliono eh, praticare uno sport come il ciclismo, si salvano dai pericoli delle strade. E insomma, la Borgo Nuovo è sempre stata una società di rilievo e di spicco per quanto riguarda la categoria giovanissime. Sì, sai, te lo sai perché sei nato con noi, quindi questo lo sai per certo. Noi, la nostra attività principale è l'attività giovanile, diciamo, giovanissimi, sordenti, allievi. Stiamo, stiamo cercando di fare il meglio possibile per portarla avanti, siamo contenti di quello che facciamo. Oltretutto, ringrazio anche vivamente la Galcianese, che ci dà lo spazio della pista atletica per portare avanti appunto, questi bambini in un luogo sicuro. Come hai detto poc'anzi, e siamo molto soddisfatti. Sono soddisfatto di, 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 diciamo, di collaborare con, eh, con Mauro e questo col, eh, col gruppo perché sono delle persone fantastiche, quando mi chiamano sono sempre disponibile, viceversa quando mi chiamano, quando io chiamo loro siamo che ci si trova diciamo, benissimo, è un accordo perfetto e anche oggi gli devo fare i complimenti perché portare 110 persone a un cronometro per beneficenza. È tanta cosa, veramente tanta cosa. Sono, siamo molto soddisfatti. Noi abbiamo cercato di portare i nostri bambini per dare appunto uno scopo alla manifestazione, da cui si parlava di bambini, e ne siamo soddisfatti. Ecco, eh, sappiamo che dal prossimo anno ci sarà una novità per quanto riguarda la maglia della Borgo Nuovo Miglior: ci sarà una novità perché eh, sarà presente il marchio proprio della fondazione della Curto Children. Quindi ancora una volta. Si va a toccare un tasto, non dico dolente, però un tasto importante nel quale la Borgo Nuovo si cimenta a capofitto per dare una mano. Sì, io appunto ne parlavo con Mauro e gli ho chiesto se era possibile inserire il loro marchio, cioè il marchio della fondazione, lo stemma, sulla, sulla maglia, perché mi sembrava, appunto, come dicevo prima, avendo portando avanti un discorso bambini, fosse proprio un veicolo diciamo di. di, di per far sapere che c'è questi ragazzi appunto, che soffrono e che hanno bisogno di un aiuto. Quindi come testimone penso meglio che i bambini stessi non ce ne sia. Bambini che salvano altri bambini, è la cosa più, più bella del mondo. Quindi per rimanere un attimo nell'ambito nostro, sicuramente ci sarà eh, il continuo della collaborazione fra Borgo Nuovo e Cia Montemurlo. Sì, questo con Mauro e il suo gruppo è, ma è una cosa consolidata, ma già dai tempi del, del giro della Toscana Juniors, insomma, della gara da lieve e la crono scalata, penso che continui sicuramente, ma, ma per tanto tempo, perché ci troviamo benissimo, siamo affiatati, quindi meglio di così che tra l'altro sa, sappiamo avete anche indotto il percorso di ciclocross qua per giovanissimi che comunque era sempre organizzato da voi e la a Montemurlo quindi era un bel meeting anche quello lì Sì, quella è stata una bella manifestazione oltretutto oggi appunto io stamattina non ero presente qui perché ero alla premiazione del meeting regionale ci dovevano essere anche loro perché giustamente hanno lavorato insieme a me però eh, di là era un po' un problema e sono rimasti tutti soddisfatti, ci hanno fatto complimenti tutti da tutte le società per come abbiamo organizzato il meeting e quindi siamo molto soddisfatti di questa cosa. Per continuare con le realtà che sono all'interno della Cia Montemurlo, oltre a Mauro Nesi e Marcello Nannini, abbiamo un personaggio che si trova un po' più dietro le quinte della società ma che è parte veramente attiva di quest'ultima perché comunque ha consigliato varie volte di eh, poter eh, addentrarsi in delle situazioni difficili che poi si sono rivelate comunque giuste ed è Rino Biagini che tra l'altro è anche il fotografo della CIA Montemurlo. Quindi... È quello sfortunato anche lui, eh? è quello più sfortunato di tutti, è l'unico che non ha una fotografia di Rino Biagini. <ride> è la sfortuna, la sfortuna Rino ti assiste comunque. Insomma, ci diceva anche Mauro eh, che la tua presenza all'interno è una presenza fondamentale e importante. Nel, da parte tua sembra una sciocchezza, ma alla fine si rivela una cosa importante. Ah, beh, si porta le esperienze che si è avuto nei tanti anni dietro al ciclismo, vedere un po' come si organizzano le cose e si cerca sempre di curare l'immagine e di rendersi diciamo, un po' simpatici a tutti. perché... Cioè essere ben visti da tutti vuol dire può avere diciamo, delle agevolazioni, gente che ci viene volentieri alle nostre manifestazioni, e quello che credo sia la cosa più giusta da fare. Ecco, si diceva, eh, le foto che comunque sembrano una sciocchezza, ma eh, una foto oggi, una foto domani non solo degli atleti della CIA, ma di tutti gli atleti che partecipano, ha fatto sì che anche quest'oggi non ci fossero solo i tuoi atleti Mauro, ma ci fossero anche altri personaggi tra cui vari, come si diceva prima, campione regionale, italiano, europeo, del mondo che comunque hanno partecipato più, hanno partecipato volentieri, nonostante magari fossero venuti lo stesso, ma perché c'è proprio un rapporto d'amicizia fra voi e loro. Sì, quello che penso abbia apprezzato un po' tutti che quando si va alle manifestazioni e facciamo le foto, le facciamo tutti senza distinzione di maglia, eh, per cui questo è approvato un po' da tutti, non è che abbiamo delle preferenze, a uno le facciamo le foto, a un altro no. Quando uno va in bicicletta noi le facciamo e questo eh, diciamo, col passare del tempo la gente l'ha capita, l'ha apprezzato e ce lo dimostra, tutte le volte che si va alle gare eh, venga sempre a salutarci, intorno al nostro furgone eh, c'è sempre resta quando, quando si va alle corse. questo diciamo ci ripaga del lavoro che abbiamo fatto sicuramente è un bel traguardo un bel traguardo di riuscire ad avere i consensi di anche altri corridori mauro ritorno un attimo a te eh, siamo in un momento un po' particolare perché abbiamo la televisione in televisione perché qui con noi conosce anche il nostro possiamo dire reporter Daniele il factotum della, di Toscana TV, e comunque, è una persona che ha avuto un incidente grave, ma comunque è voluta essere partecipe alla tua manifestazione. Ma sì, io di questo sono veramente contento perché rivederlo praticamente salire sul palco, praticamente qui a Montemurlo ha voluto essere in tutti i modi davvero presente qui da noi. Eh, io non è tanto che l'ho trovato sono andato a trovarla a casa e già, era, era già ripartito la volta precedente che l'avevo visto l'avevo visto di su un letto rideva però si vedeva che nel ridere, ridere c'era un po' quella sofferenza quindi a me ha fatto veramente un grande piacere rivederlo qui in bicicletta non si può rivedere ma non è per l'incidente che ha avuto è eh, perché ci sono dei problemi era una cosa precedente che, che, che dipende da altre cose insomma quindi, però a me è, ha veramente fatto un grande piacere averlo qui e per tornare un attimo a Rino Viagini, volevo fare l'intervallo un po' con lui perché lui è sempre eh, si, si ridimensiona sempre su quello che è eh, fa parte nella sua indole fa parte nella sua immagine però Rino Piagini per noi è stato fondamentale perché grazie a lui la CIA Montemulo ottiene questi successi la, la, la simpatia che si ha a giro a qualcuno si potrà anche rimanere antipatici questo certo, per l'amor certo. di Dio è però è il mondo che gira così però da quando è entrato veramente Rino Piagini le foto che c'è a giro Scattate tutte da Rino Biagini sotto, sono tutte marcate Cia Murlo. Rino Biagini e Cia Murlo. Questo fa sì che ci sono le, le, le fotografie della Cia Murlo si può dire tranquillamente, in tutto il mondo perché delle fotografie le hanno scaricate dall'estero. E questa è stata una cosa che a noi ha fatto piacere, e ai ragazzi, ai ciclamatori, tutti, anche a me stesso. A me piace una fotografia, insomma, messa un po', un po'. Io ho la fotografia su Facebook. E... Orgoglioso di avere una fotografia e in quel modo perché da ragazzi, quando con Daniele appunto si correva, non c'era questa, questa cosa qua e a tutti ci piaceva. Quando si aveva una fotografia, si vedeva un fotografo che c'era quei giorni là che aveva le fotografie, e tutti si andava a vedere per fare qualche fotografia. Io credo che a ciclamatori, non credo, sono sicuro e certo perché le cose parlano chiaro, ha fatto piacere a loro. Quindi è un grazie a Rino Piacini che siamo a, a questi livelli. Sicuramente è un bel livello quello che avete raggiunto perché alla fine abbiamo, tutti conoscono appunto come dicevi le foto di Rino Biagini che sono comunque marcate CA Montemurlo però sono Rino Biagini e comunque si diceva prima più gente fotografi non, es non devi essere egoista non essendo egoista fotografi più persone più corridori e alla fine Dicevi, dicevi bene, puoi stare antipatico, puoi stare simpatico, ma io penso che nel tuo caso siamo sull'80% di simpatia e il 20% non dico di antipatia, ma magari gente che non conosce bene la situazione. Sai, poi alla fine si arriva a un punto e si dice anche una cosa, io l'ho scritta proprio anche sul profilo della CIA Montemurlo, alla fine proprio poi se si deve andare alla fine si dice... Che ne parlino bene o che ne parlino male, ma l'importante è che ne parlino allora. e che ne parlino anche con la Borgo Borgonova perché sa un bel feeling e, e quindi che ne parlino bene, insisto proprio, e che ne parlino male, ma l'importante è proprio che ne parlino. Allora Mauro appuntamento al prossimo anno con questa cronometra. Sicuramente da parte nostra c'è il massimo impegno. Spero proprio ci sia un'ulteriore un spinta dalla parte del comune, anzi io per quest'anno voglio proprio ringraziare l'ufficio sport perché è stato fondamentale per, per avere proprio il centro di Montemurlo, il prossimo anno eh, faranno, stanno facendo una rotonda nuova, ora, quindi se tutto va bene ci potremo spostare ancora più in centro, quindi da parte nostra c'è la massima disponibilità per fare una bella gara anche il prossimo anno. Bene, allora dopo aver sentito sia il presidente che eh, il presidente della Borgo Nuovo Miglio, il presidente della Scia Montemurlo, Mauronesi, io vi saluto da Montemurlo dove abbiamo seguito insieme la quarta edizione di questo cronometro a favore della Curto Children e vi do appuntamento all'anno prossimo. Un saluto a tutti e buona serata!